Eccoci su Max Time, in collegamento da casa Milan. È appena terminata la conferenza stampa di Vincenzo Montella, affiancato da Massimiliano Mirabelli, dal dottor Marco Fassone e sotto la conduzione della conferenza stampa del responsabile della comunicazione Fabio Guadagnini. Tante le domande, alla fine non c'è stato più spazio per tutti, abbiamo fatto anche noi però la nostra. La conferenza stampa è iniziata alle 13, finita poco fa, alle 14:35 circa. Le domande sono state diverse, si è parlato anche di Donnarumma, un argomento che non si voleva tanto toccare, ma alla fine le domande sono state fatte. Non ci sono ancora sviluppi definitivi, quindi Marco Fassone ha ribadito che non c'è ancora la risposta definitiva sulla vicenda Donnarumma. Siamo in attesa di sapere cosa succederà, è questione, ha detto, di giorni, questione di ore anche, sembra, con Andrea Conti, però Fassone ha ribadito che l'Atalanta ha tutto il tempo per decidere, non c'è nessuna pressione su Conti, così come per Biglia, l'argomento è stato sfiorato, ma non ci sono novità, la trattativa c'è, al Milan interessa il giocatore. A Montella è stato chiesto anche a proposito degli schemi, lui dice: c'è uno schema che ho in testa che sarà quello base, speriamo il 4-3-3, ma ho già anche delle varianti. Bisognerà vedere se le varianti dipendono dagli acquisti probabili futuri ancora da realizzare per quanto riguarda il Milan oppure no. Argomenti anche che riguardano il bilancio, la condizione economica del Milan. Marco Fassone ha rassicurato un po' tutti su quelli che sono gli impegni presi e anche sulle prospettive di crescita della formazione rossonera. Si è parlato di obiettivi, quindi Milan punta ad entrare in Champions League, fondamentale per la stagione, arrivare nei primi quattro. Montella ha detto che non ha mai avuto alibi, né ne vorrà avere quest'anno, quindi Milan deve puntare ai primi quattro. I giocatori non li conosce ancora tutti, li affronterà oggi qualcuno nel primo allenamento, che darà spazio anche ai tifosi del Milan al campo 6 nell'ultima mezz'ora posticipata alle 18, quindi incontro con i tifosi a Milanello. Chiudiamo il collegamento parlando anche della campagna abbonamenti. Abbiamo chiesto, ho fatto io personalmente la domanda, i prezzi non lieviteranno, non sono diversi rispetto allo scorso anno. Vedremo, c'è anche in programma allo studio un progetto, un messaggio promozionale per quanto riguarda gli abbonamenti da sottoscrivere. Quindi per adesso è tutto da Max Time, vi invito a condividere il video, ad iscrivervi sul mio canale, basta un semplice clic e potremo sviluppare anche questo modo di comunicare con i tifosi che ci seguono sui vari profili, sulle testate a cui collaboro, sul gruppo anche di Milan, sempre Milan, e partecipando anche a trasmissioni televisive in questo momento per Telenova. Quindi vi aspetto su Max Time, iscrivetevi, mettete i vostri like. A dopo da Milanello, ciao!